Cioè, bene, cari fratelli e sorelle, il problema dell'uomo, specialmente nella nostra epoca, è che non si sente amato e quindi cresce insicuro, instabile, perennemente alla ricerca del bene laddove il bene non c'è. Il cristiano, invece, sa bene da dove provengono le cose buone della vita. Dall'alto. Egli le riceve, le coltiva, le custodisce e produce frutti di vita eterna. Così, se anche ci sono delle tentazioni, delle voci magne che ci dicono che Dio non ci ama, quando siamo tristi e ci sentiamo soli, perché ci sembra che tutto vada male, alziamo gli occhi al cielo e dall'alto dal Padre che ci verrà la risposta. Il Vangelo di oggi ci presenta la risposta dell'alto nella persona di Gesù, il vero pane per i giudei e i pagani. Gli apostoli non riescono a comprendere di avere già tutto e finiscono per preoccuparsi inutilmente. Essi hanno davanti la loro il Messia che non è venuto nel mondo per sfamare le folle, ma per dare se stesso da mangiare. Per questo esige dai suoi seguaci che siano il buon lievito della carità, della pazienza, del sacrificio, della povertà spirituale e della gioia. La Divina Parola ci dice che con il nostro buon lievito potremo dare da mangiare alle folle il vero pane della vita. I fratelli e sorelle, se il nostro rapporto con Gesù è fragile e superficiale, facilmente si cade preda di tante paure e tentazioni. Bisogna intensificare il rapporto con Lui per giudicare in fondo a se stessi e vedere gli altri e le cose con occhi nuovi. Concludo con le parole di San Giacomo Apostolo. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Sia lodato Gesù Cristo.